Se di giorno il centro storico di Gubbio appare così sostanzialmente deserto, è dal pomeriggio che si trasforma, almeno nelle zone adiacenti ai punti di ritrovo dei giovani. Tutti li chiamano club, ma tecnicamente non lo sono, senza tessere e regolamento. Spazi a volte affittati, a volte di proprietà di qualche genitore, nei quali amici e amici degli amici si ritrovano creando negli ultimi anni però qualche problema di convivenza con i residenti. Il tema è al centro di un dibattito cittadino, ma allora vale la pena fare una passeggiata in centro per contarli. Sono almeno 21 la maggior parte composti da 20 persone. In due casi si arriva anche a 30 e 35 giovani. Il conte è presto fatto 445 ragazzi e molti invitano amici che arrivano anche dai comuni limitrofi. Insomma, all'improvviso in centro arrivano 500 ragazzini con tanto di motorini, spesso non in regola con il permesso ZTL e anche con modifiche potenti e rumorose al mezzo. Ci sono gruppi del 1997, altri anche di 23 anni. In alcuni casi i ragazzi sono gentili e rispettosi del vicinato, lo testimoniano gli ogubini stessi. Ma in molti altri casi le storie che anziani e famiglie raccontano lasciano perplessi, eccone alcune. C'è chi ha ormai rinunciato a chiedere silenzio almeno dopo la mezzanotte, viste le male parole in risposta. Le ritorsioni sono state frequenti con danneggiamenti alle auto, pipì e defecazioni davanti alle porte di casa, minacce e in casi estremi qualche spintone di troppo. La zona più congestionata è quella di Corso Garibaldi nel quartiere di San Pietro, quattro club nella sola via Saffi, quattro nella parallela Maffei, uno in via Mazzini, uno in via Fabiani, uno lungo il Corso stesso, due praticamente a Fondello in via Gioia, accanto a pub, piadineria e taverna, totale 13 club uno è in via Beni, appena sopra la molto frequentata piazza San Giovanni che ne accoglie un altro, e ancora uno in piazza 40 Martiri accanto al pub, due lungo il ponte di San Martino, due in via Vantaggi uno in via della Zecca, i residenti raccontano di tanto alcol, forse non solo, e dei giovani che urinano all'aperto, urla in piena notte e svegliano chi abita lungo il corso, mentre chi vive nei vicoli appena sopra, la via principale si trova ragazzi anche a fare sesso. Sui gradini di casa, anche poco dopo l'ora di cena. E ancora c'è chi ha rubato tavolini e sedie ai bar, chi porta via cartelli stradali per arredare locali, il tutto mentre urla, schiamazzi, parolacce, bestemmie musica altissima sono la normalità. I motorini sfrecciano a tutta velocità per i vicoli, con il timore per gli anziani che sovente chiamano il vicino più giovane in cerca di aiuto. Una storia su tutte che arriva da via Maffei. Un'anziana signora costretta alle finestre chiuse per il rumore ha comperato l'anno scorso il condizionatore per trovare un po' di. Refrigerio nonostante attendeva da anni di cambiare la TV e comprarne finalmente una a colori.